Salve ragazzi, buongiorno, benvenuti e bentrovati sul canale. Oggi facciamo una sbarbata con un sapone un po' tradizionale, molto conosciuto, e con un rasoio un po' particolare. Iniziamo subito. Come pre-barba andiamo ad usare il Noczema, mettete gli occhiali, la versione bianca. Mentre come crema andremo ad usare il Noczema, quello giallo. Bella profumazione naturalmente, perché poi questo qui a botta il cacao va bene, bellissimo, molte persone come voi lo conoscete. Andremo ad usare la ciotolina della ProRaso. E faremo il montaggio con il pennello 10019 in setole di maiale della Omega, pennello piccolo, molto funzionale, e nella ciotolina avremo sicuramente ancora un po' calda. Andremo a disinfettarci come al solito con la pietra a lume di Rocca, lume di potassio, e useremo un dopobarba retro bello, abbiamo usato in altre. Eccolo qui, acqua velva della Williams. Bene, arriviamo anche a quello che andremo a usare dopo il dopobarba, la crema 3P, che è un'antirritazione, per cui userò anche questo, ma spesso lo faccio, voi lo sapete. Adesso andremo a vedere il rasoio un po' particolare. Il rasoio in discussione è il Figaro 828. Un'aggressività incredibile, però bisogna avere solo un po' di pazienza. L'ho armato con la Wilkinson, la lama Wilkinson. Adesso andiamo un po' da questo lato per spiegarmi meglio di quello che è il rasoio. Guardate. È un rasoio ad apertura a farfalla, si intende che quindi già questo comporta ad avere una certa aggressività, perché sono meno piegate le lame, quindi hanno sempre un'esposizione un po' maggiore. Guardate l'esposizione di questa lama, guardate il gap, di tutto rispetto. E adesso guardiamo il lato, guardate che come esce fuori la lama. Da questo tipo di situazione sicuramente è la lama che tocca il viso prima ancora dei due sostegni o della barra di protezione. È un rasoio che io in primo uso feci un macello, anzi lo metterò su questo video nel caso qualcuno non l'abbia visto e vuole vederlo. E poi al finale, nelle schede del video finale, ci sarà di nuovo questo, come anche quello della seconda sbarbata, la terza con questo tipo di rasoio, avendo avuto ovviamente conoscenza del rasoio e quindi senza farmi tanti danni, quello che spero anche questa mattina. Però sono rasoi che girano, hanno bisogno 25, chi ha 20, 30, 40 per girarli, per divertirsi un po' ogni tanto, anche quelli che non sono tanto piacevoli da usare o che magari non piacciono tanto, si va ad usare per farli girare. Noi appassionati, penso che come io anche gli altri appassionati. Bene, per prima cosa mi bagno il viso con acqua calda. Ah, dimenticavo di dire, barba di 2 giorni e mezzo, 3 forse, qualche brufoletto che abbiamo e qualche altro che è saltato, c'è qualche crosticina, speriamo di. Però nel caso non da attribuire al rasoio, ma al mio problema di pelle naturalmente. Bagno ancora un altro po'. Asciugo le mani per non danneggiare il pre-barba che andremo a mettere, ed eccolo qui, Noczema bianco. E questo dovrebbe essere un polivalente anche per il post-rasatura, ma io l'ho sempre usato prevalentemente come pre-barba.
Ecco qui. Grazie anche a questo carnevale è passato e anche il San Valentino è passato. Il clima è bello mite, speriamo che tenga, ma almeno da quello che dicono non ancora. Bagniamo acqua calda sempre per diluire maggiormente il prebarba e farlo penetrare ancora di più nei peli e nella pelle. Bene, mentre il prebarba farà il suo effetto, noi andremo a montare la nostra bella schiuma. Il sapone lo mettiamo qui e spostiamoci da questo lato qui, no? Naturalmente. Ecco qua. Chiudiamo. Troppo questo qui di alluminio si muove sempre, avrei bisogno di toglierlo un po' perché schiaccia, 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 però. Allora, andiamo a fare la nostra bella schiuma. Guardate. Vado ad aggiungere poco per volta l'acqua. Ricordo che questa ciotolina qua all'interno c'ha delle alette che passando in questo modo, nel senso rotatorio, il pennello passa attraverso queste alette, quindi è come se andassimo a scaricare un po' il pennello, però io lo scarico anche qui e poi lo riprendo, il sapone lo rimetto dentro. Però lo scopo delle alette sarebbe quello anche per scaricare e ricaricare il pennello al centro. Bella profumazione, sentiamo tranquillamente il burro di cacao. E guardate com'è bella compatta, guardate. Adesso stiamo facendo perché realizzi ancora qualche schiumata con qualche bollicina. Poi mi fermo e eviterò da questa situazione e andrò solamente a realizzare schiuma compatta. Ecco, in questo momento giro. Senza pompare per non realizzare bollicine d'aria, ma solo e unicamente, vedete come sale? Le bollicine vanno a scaricarsi. Penso che così vada bene, guardate che bella crema. Bella schiuma, eh? Allora, questo vicino qui poi c'è ancora bollicine, però qua non ce n'è più. Forse avrebbe bisogno ancora qualche minuto, ma io vado di fretta stamattina. E mi accontento di questo tipo di montaggio. Di solito uso un po' fluido, più idratato. Quando uso lo sciavetta, ma questo da solo è un po' peggio dello sciavetta. Anzi, colgo l'occasione sempre per salutare gli amici del canale. Un abbraccio. Gli iscritti, un abbraccio di benvenuto e un grazie anche a chi si è iscritto questa settimana, i nuovi iscritti, sia a questo canale che a quello di cucina, naturalmente. Anche se quello di cucina lo sto trascurando un po' perché troppe cose non si possono fare, non si possono seguire.
dei gruppi non si possono seguire, degli altri, lavoro, famiglia, comunicazione è un po' difficile, almeno per me risulta un po' difficile. Spero di riuscirci, insomma, a mantenere vivo. A volte, giorno che non si lavora, c'è da fare tante altre cose e diventa un problema. Un abbraccio, benvenuto. Saluto Fabio Cancelleri del canale Rasature Altro con un abbraccio. Terenzi, Andrea e Nonno Tino con i rispettivi canali. Poco noto Maria di Andrea e di Nonno Tino, poco noto Ironia. Il canale di Claudio D'Incalci, La Lama e il Pennello, che saluto anche lui come gli altri due con un abbraccio a tutti e tre. E naturalmente avrei di fare tanti saluti a tanti, ma questi signori sono quelli che noi ci scambiamo maggiormente dei saluti e abbiamo molto più contatti rispetto ad altri, ma si intende. Un abbraccione a tutti gli iscritti, i nuovi iscritti e i passeggeri, come dico sempre. Allora, guardate qua. Questo è quello, guardate che gappa sotto, è economicissimo, una sua cineseria si potrebbe definire, no? Però per la miseria, ma vale proprio la pena comprarlo, io lo sto facendo vedere solo per chi eventualmente, guardate che esposizione di lama, e poi questa è la cosa, vederla così proprio, guardate, è dritta, guardate, è dritta. Infatti si vede anche qua, non ha molta piegatura, bisogna molto fare molta attenzione. Allora, è un, anche come peso è leggerissimo, per cui non possiamo farlo abbassare. Allora io cosa faccio? Vedete l'inclinazione quasi in orizzontale che diventa come il lo chavette. Fatto con una certa calma. Pelle ben tesa, sentendo la lama, e guardate, ha tranciato tutto. Voi rendete conto di quello che sta facendo questo rasoio, la schiuma ben idratata, e guardate la pulizia. Ci vuole solamente un secondo. Andiamo da quest'altro lato e uso l'altro lato della lama, questa qui. Guardate, però bisogna fare molto molta attenzione, che io per le basette non le faccio mai dritte. Visto con che semplicità sembra, e invece guardatevi, per chi non l'ha visto il video, so che ho fatto un macello la volta scorsa, adesso c'ho, beh, è chiaro che ho imparato molto di più ad usarlo, ma feci un macello e quindi non lo consiglio a nessuno. Devo stare attento, ecco qua. Ah.
è per qualche cosa, ma se devo radermi e devo avere l'attenzione di stare attento, no? Ecco, devo tenere presente che questo devo metterlo più in orizzontale alla pelle. Devo, diciamo che non va alla pelle, però mi sto sfiziando ugualmente per dire che almeno 5-6 volte all'anno lo uso, tanto per dire 4 volte all'anno. Andiamo con la seconda. Ah, anche un'altra cosa, questa si può usare, si deve usare, credo, prevalentemente come un, diciamo, a mo' di barbiere, che nella seconda passata, o anche nella, tra la prima e la seconda che fanno il barbiere, con lo sciavetta, affrontano un po' i diversi versi del pelo, dando ovviamente una rasatura più confortevole perché meno irritante, però loro lo possono fare facilmente perché adoperano un sistema che sicuramente anche tanti di voi non lo conoscono. Loro spesso prendono la pelle così, la allargano e con lo sciavetta ci vanno dentro, allargano. Noi questo magari ci è un po' più difficile, possiamo fare così, però non è che possiamo mettere all'aria, loro invece lo fanno. Di traverso, qui invece contro, seguendo anche un po' su, contro anche qui. Giriamo un po', andiamo sempre un po' di traverso. Andando un po' anche contro qui. Sono cavata bene. Qua è la mano proprio che deve essere proprio ferma perché esce troppo fuori. Si deve percepire com'è, chiudendo anche gli occhi. Una delle crosticine è saltata e qua invece mi sono irritato. Perfetto. Adesso sciacquo per capire un pochettino com'è il sistema. E
incredibilmente aggressivo. Bene, scusate, vi do una sciacquatina e usiamo subito. L'aggressività del rasoio si sente enormemente. Voglio spegnere quest'altro. Che dà proprio stress durante la rasatura, specialmente per chi eventualmente non è portato, come successe a me la prima volta, non conoscendo il rasoio, non avendo la mano molto molto molto, diciamo, fatta bene. Ci fu, lo metto sempre su, scusatemi. Intanto, oltre che parlare del rasoio, parliamo anche di quella che è la lama, la Wilkinson. È sempre stata una lama che mi ha dato soddisfazione, almeno nei rasoi che ho usato, double edge. Poi, spezzandola, andando anche diciamo, nello sciabette, è un po' diverso. Mentre il pennellino meraviglioso, io me lo trovo per puro caso questo qui, che l'ho anche piantato, perché avevo ordinato quello sintetico. E invece mi arrivo questo, che sono comunque contento, è molto bello come pennello, aiuta per chi ha il viso come me in effetti. E poi io ho la ciotolina della ProRaso che, come sapete, è alta, però ci sono le ciotoline che sono basse e più larghe, e quindi volendo si può anche evitare di sporcarsi le cosiddette dita, insomma, mentre si fa il montaggio. Guardate che bello, guarda. Lo sto un po' asciugando qui, no? Guardate. Bellissimo pennello. Bene, la Noczema è una crema, è 10 cm e mezzo come altezza, è un nodo piccolissimo. La Noczema è una crema che, come vedete, se l'abbiamo minerale, ecco, non tiene né silicone e né parabene, siamo a conservante, tutto quanto va bene, o con olio minerale. È una crema, la conosciamo da anni, quindi sappiamo bene. Andiamo per il dopo barba. Una sciocchezzola di quella, è sempre quella crosticina che io continuo a togliere, continuo. Si toglie sempre. Poi me la sono cavata bene, però se passo il contropelo, così qualche peluccio lo sento sopra questo brufolo. Ma non posso andare oltre. Asciughiamo. Bene, amici, stamattina una sbarbata con una crema secolare, anche quella naturalmente, la Noczema. Bella. Il dopo barba della Williams, Aquaville Williams. Un retro meraviglioso, un rasoio economicissimo ma pericolosissimo. Abbiamo fatto una sbarbata di tutto rispetto. Andiamo con la crema 3P, non la posso usare sulle altre parti del viso, ma solamente su qua, perché è una crema un po' più oleosa, ma non mi va. La sera sto mettendo qualche crema per
i vini. Ecco, a questo punto qua l'alcol è sfumato del tutto e questa crema non si impasticcia. E riesce a dare una freschezza che aiuta la pelle che si è un po' irritata naturalmente dalla rasatura dalla lama. Bene amici, vi ringrazio per l'attenzione, un abbraccio e un saluto a tutti. Guardatevi quel video su, c'è anche alla fine, poi vi invito nelle altre schede, ce ne sono poi due, è sfizioso per davvero, c'è da vederlo, come è un macello. Bene amici, buona giornata, un abbraccio a tutti, grazie per il tempo che mi dedicate, buona sbarbata, alla prossima sbarbata, ciao!